prettamente basato sul disegno, che poi in diversi progetti poi in realtà è stato declinato anche in installazioni ambientali o sculture. Comunque parte principalmente dal disegno. In questi lavori che sono fondamentalmente realizzati sempre o con carboncino o con ceneri che raccolgo dopo incendi, fuochi, eccetera, eccetera, faccio un lavoro di impressione sulla carta e diciamo quello che c'è dietro a questi lavori fondamentalmente sono sempre, sempre legato alle reazioni dello spirito, dell'animo umano, in seguito a stimoli esterni, quindi come cerco di formalizzare in qualche modo, anche se in realtà non è possibile, nella mente dell'essere umano, nell'animo dell'essere umano, come questo viene smosso da questi impulsi esterni, sia negativi che positivi, come l'animo stesso reagisce a quel connubio che c'è sempre tra grazia e violenza, come coesistono questi due stati. Ho iniziato il mio lavoro principalmente con il carboncino nero che viene steso sulla carta e quindi sì, vengono a creare questi fondali bui, diciamo, e su questi poi vado a lavorare con la gomma, quindi vado per sottrazione, ricreando, diciamo, delle figure. E la cenere è stato un caso in realtà, perché un giorno camminando in mezzo a quello che era stato un incendio ho visto che in base a quello che era bruciato si erano venute a formare delle tonalità molto variegate, molto, molto belle di cenere, quindi tonalità che andavano dal bianco al grigio al rosa al giallo, però erano accomunate da un'idea molto eterea di colore e quindi a quel punto ho pensato che la stessa tecnica che utilizzavo per il carboncino, cioè stenderlo con le mani sul foglio di carta, potesse essere replicato e volevo vedere da quella che era una, diciamo così, una materia spenta ormai, da quella cosa si potesse ricreare. E quindi poi sono venuti fuori questi lavori con delle tonalità completamente opposte. Ho realizzato anche delle sculture, installazioni, nelle quali ho utilizzato molto spesso la pietra pomice e l'ossidiana, che sono queste pietre vulcaniche che io raccolgo in quest'isola dove ho passato una parte della mia vita, che è Lipari, nelle isole Eolie, una terra fortemente condizionata alla presenza dei vulcani, e quindi ti trovi molto spesso a contatto con questi paesaggi, anche lunari alle volte, quindi queste distese di pietra bianca. E io con queste ho realizzato anche delle grosse installazioni ambientali. Questi materiali sono anche sicuramente parte integrante del mio lavoro, un po' perché lo sono della mia vita, e in particolare l'ossidiana e la pomice hanno questa bellezza intrinseca per il fatto che derivano dallo stesso elemento che è il magma vulcanico, quindi in realtà in principio sono un tutt'uno e poi in seguito a un'eruzione vulcanica questo magma si raffredda in maniera diversa e quindi si separa in qualche modo e quindi assume delle forme appunto come la pomice, quindi con questo colore chiaro, questo peso molto leggero, si tramuta se no in ossidiana, che è questa pietra nera, scura, pesante, e quindi in questo lavoro che c'è in studio ho tentato in questa cassa di vetro piena d'acqua di ricompattare questo elemento che si è andato separando e quindi anche questo è un tentativo di in qualche modo formalizzare quello che è un evento esterno, in questo caso traumatico, come questa è un'eruzione vulcanica, poi come questo modifica, come influisce poi sull'animo stesso. E questo, quindi, un po' come cerco di fare nei disegni, è stato un tentativo di mostrare come quel qualcosa si modifica in base alle influenze esterne. E lo studio, fondamentalmente, per me è come andare dallo psicologo, è un luogo dove mi autopsicanalizzo, dove mi confronto con me stesso, con appunto tutti i lavori che faccio, sono degli approfondimenti della mia mente, appunto dei miei concetti, e quindi sono un modo per conoscere meglio me stesso
e poi cercare in qualche modo di replicarlo su carta. Quindi è veramente una seduta psicanalitica, è come andare allo psicologo, stare in studio per quanto mi riguarda. Magari alcuni artisti di una certa portata possono avere un minimo di responsabilità, non siamo noi a condizionare l'evolversi della vita degli altri, noi al massimo la responsabilità possiamo avere verso noi stessi, verso la coerenza personale. Sono tornato in Sicilia da 3 anni, prima avevo vissuto un bel po' di anni fuori tra Roma, Milano, poi Parigi e Bruxelles, diciamo tutti i posti dove avevo fatto degli interventi, realizzato dei progetti. E da qualche anno sono tornato in Sicilia e il primo impatto è ovviamente di grande difficoltà nel confrontarsi, soprattutto nel avere un confronto continuo con chi fa questo mestiere, diciamo, o comunque chi ci lavora. All'inizio ci si sente un po' in difficoltà da questo punto di vista. Ora devo dire che un po' con questo periodo, diciamo, d'oro che sta vivendo anche Palermo stessa, che rispetto a 10 anni fa è completamente stata rivoluzionata da vari punti di vista, appunto ci si sente un po' più nel mondo dell'arte anche qui, però sicuramente ci sono ancora grandi carenze. La cosa bella dell'essere artista, del provare a essere artista in Sicilia è sicuramente che è una terra che ti coccola e quindi ti dà quello che magari in altre città, in altre metropoli non trovi e quindi probabilmente poi il lavoro stesso lo percepisce tutto questo e probabilmente migliora. Poi la difficoltà sta nel farlo vedere a un po' più di persone di quelle che ci sono qui e quindi tocca spostarsi frequentemente, ma insomma è abbastanza fattibile.